final table di questa quarta tappa a Sharbeia. Nuova Gorica come sempre, 509 in partenza, solo 10 rimasti ancora in gioco. Li vedete qua davanti a me come final table, iniziato da pochi istanti. Dopo erano in 12 in questa ultima giornata, due sono usciti quasi immediatamente, ma è già subito di stata azione, perché abbiamo visto immediatamente il chip leader proprio del tavolo, Michael Toninello, cedere il raddoppio a Walter Kodaki. Dopo ci dirà esattamente come si pronuncia questa. Però li presentiamo tutti, iniziando proprio da questa nuova mano con il full chip leader Michael Toninello al posto 1. Non siamo partiti benissimo, ma del resto ieri ne avevamo messo da parte parecchio. Com'è andata? Andata bene, a parte questa mano. Siamo arrivati al momento giusto, come spesso accade. È una mano che a flop visto non potevo giocare diversamente. Il raddoppio buono, dai, comunque è ancora lunga. Bocca al lupo anche per te. Grazie. C'è subito un raise, intanto noi li disturbiamo solo questi 5 minuti, dopo li faremo giocare in pace e tranquillità. Adesso vediamo anche 300.000 l'apertura per adesso. Folda anche Toninello e folda anche Valentino Ballanti, che ne approfittiamo così per salutarlo. Complimenti intanto per questo final table, com'è andata questa esperienza per ora? Molto positiva, molto bella, interessante da rifare sicuramente. Tutti concentrati ovviamente oggi. Qua bisogna recuperare, perché hai visto che c'hai i 2-3 adesso davanti che sono da riprendere. Sì, però con il nostro milioncino e mezzo andiamo bene sì, ancora. Ovviamente in bocca al lupo anche per te, grazie. Arriviamo così al posto 3 con una nostra conoscenza abitudinaria qua da queste parti, no? Per Mario Barbalo, come andiamo? Male. Molto. Siamo cortini, bisogna recuperare davvero subito qua. Ma è dura. Questi ragazzacci sono forti, tutti molto forti. Bocca al lupo ovviamente anche per te, ti ringrazio te. Arriviamo proprio da colui che ha iniziato direi al meglio questo final table con il primo raddoppio. No, Walter, com'è andata? Chiuso subito turn Nuts, scala Nuts, e no, lui non può passare, è stato fortunato. Quanto siamo saliti? 3 milioni e 4 circa. Perfetto, direi, per iniziare al meglio. Benissimo. Ovviamente ti lasciamo concentrato anche perché sei da bottone, quindi vedremo cosa succederà l'azione. Un altro che invece in questi giorni è stato particolarmente attivo, tra l'altro, nonostante, credo, se confermi Marco, tu hai giocato solo il D1C, no? Sì, solo il C. Quindi a volte basta farne uno buono. Sì, basta prendere 5 o 6 dietro fila giuste. Esatto. E vanno bene. Anche per te comunque una buona giornata anche ieri, perché insomma ti abbiamo visto terzo in chips a partire questo final table, niente male. Sì, se siamo qui vuol dire che è andata bene ieri e che sta continuando bene anche oggi. Ti lasciamo un attimo da small blind in questo momento, dopo l'all fold direi. Apertura 375.000, folda il BB, e così tra l'altro ne approfittiamo anche per salutare appunto al posto 6 Simone Ciuffo. Simone, com'è andata invece per te? Ciao, ben trovato. Esperienza positiva, da rifare sicuramente, mi sono molto divertito. Sì. Tu sei uno di quelli insieme agli altri short del tavolo che dovrai fare azione abbastanza velocemente. Ma io aspetto. Aspetto. Fiducioso. Molto chiuso. Va bene, ti ringrazio. Ovviamente in bocca al lupo è anche per te, assolutamente. Invece chi ieri se sembrava lanciatissimo verso la chip leading, ho visto un momento in cui un rush incredibile, com'è andato invece per te? Alla fine diciamo bene, dai. Beh, sono qua e non è da tanti essere qua. Ti lasciamo ovviamente con i complimenti e l'in bocca al lupo anche per te, anche perché sei sul BB, quindi ti lasciamo giocare. Grazie, complimenti ancora. Aspettiamo invece l'azione proprio dell'UTG, andiamo subito. Folda così, gli rompiamo subito le scatole al primo fold. Buon Andrea, posto 8. Andrea Bellemo, come è andato invece per te questi primi giorni? Molto positivo, alti e bassi, però dai, siamo al tavolo finale. Ormai ce la giochiamo. Esperienza, certo. Alla certo, fine, no? Certo, sicuramente. Quanto abbiamo di stack? Ma 1.700.000, 1.800.000 quasi. Quindi aspettiamo, sì, un momento. Aspettiamo un momento buono per vedere se facciamo un bel double up per andare tra i primi 3. Speriamo, dai. Complimenti, in bocca al lupo anche per te ovviamente. Adesso rompo le scatole a Luca perché faccio il giro dall'altra parte, altrimenti vi incastro là in mezzo che non riesco più. Proprio per andare a presentare gli ultimi due al posto 9 e posto 10 del tavolo. Sono fuori dall'action, quindi ne approfitto subito per salutare Giacomo
Gazzolo o Gazzola intanto prima. Come è andata invece per te questa esperienza? Molto bene, molto molto bene. Contentissimo. Anche in chips direi che ci siamo in pieno. Sì, potrebbe essere un po' di più, però va bene. Dai. Devo dirti che al posto 9 forse non ti è andato benissimo, proprio perché alla tua sinistra abbiamo un altro volto noto di questi da queste parti, sicuramente perché l'abbiamo visto spesse volte alzare coppe a destra e a manca. Una tra di queste è proprio la prima tappa a Sharbay, la seconda tappa non c'eri, la terza sei qua di nuovo. Pao. È la quarta questa, Marco. Sì, è la quarta, come? È la terza. La quarta tappa. Sai che mi sono svegliato io stamattina alle 7. No, però direi che è andato. Siamo qui alla terza tappa. Bravo, grazie. E siamo chip leader, quindi non ci possiamo lamentare. Il torneo è andato bene. Ci vediamo stamana. Sì, tra l'altro una costanza ottima quella per te di ieri, perché aspetta che ti lascio che sei direi UTG. No, più uno. Adesso giocato, ma io posso parlare anche mentre gioco, non è un problema. E ho giocato tutti e tre i day 1. Primo l'ho boostato, secondo ho chiuso 120, il terzo a 200. Crescendo. Abbiamo perso i primi due colpi all in pre-flop, sono scesi, poi dopo ho vinto un flip e tutto il resto è un contest, sono salito parecchio. E niente, alla fine non ho fatto una sculata che comunque mi lasciava 1,5 milioni, sono salito tipo a 2,5. Intanto mi tribettano. Ti tribettano così. Così, un po' di rispetto, giustamente. Con 70.000. E basta. E adesso siamo. Dobbiamo decidere cosa fare. Adesso allora seguiamo questa mano di Pau, intanto che dovrà decidere dalle tribette proprio di Marco Belletti sul cutoff. Ci pensa anche il BB però prima di parlare d'altro. Esatto. Cosa dici? Folda Paolino Virciglio mostrando asso jack. Batte e mantiene la promessa di non mostrare. Anche se in realtà mi insegnano Pau che alla domanda bisognerebbe sempre rispondere di sì, no? No, alla domanda bisognerebbe sempre rispondere mostri no. È che non si può rispondere mostri sì e poi non mostri, sei un bastardo. È vero. Bene, direi che gli abbiamo rotto le scatole abbastanza, li lasciamo adesso giocare perché insomma direi che il gioco si fa duro. Per noi qua è tutto, vi ripeto, 509 sono rimasti in 10. Pian piano seguirete tutti gli aggiornamenti sulla pagina Facebook ovviamente di Shark Evans e sul sito, dove avrete tutti i video anche che il nostro Luca Barbi e Marco Torbellini hanno aggiornato tra ieri, oggi e i giorni precedenti. Per ora è tutto, ma insomma la strada per il vincitore è ancora decisamente lunga. Noi ci vediamo tra poco sulle pagine però virtuali della pagina Facebook di Shark Evans. Grazie.